Ciao navigatori, prima di iniziare colgo l'occasione per augurarvi un buon 2021. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e lasciate un like se il video sarà di vostro gradimento. 9 donne e 2 uomini furono processati e giustiziati per stregoneria nel 1612 vicino a Pendle nel Lancashire. Fu definito dagli storici come il processo alle streghe più inquietante d'Inghilterra. Le persone incriminate furono Elizabeth Southern in Demdike, Elizabeth Device dei Demdike, nipote, James Device, il fratello più giovane di Elizabeth, Alice Device, Hannah Witt in Chattox, Hannah Redfern, nipote, Alice Nutter, Jenny Balcock, John Balcock, figlio o nipote di John Balcock, Catherine Hewitt in Malt Health, Isabel Robey, Margaret Pearson. Margaret Pearson, l'ultima della lista, fu prima processata per omicidio, poi per stregoneria. Degli altri capi d'accusa, fu rea di aver fatto un incantesimo a un suo vicino di casa e posseduto un cavallo. Assolta per le prime due accuse, fu comunque condannata per gli ultimi due reati. La donna fu condotta all'interno di una gogna presso i mercati di Shitrope, Petham, Colne, Lancaster, per 4 giorni consecutivi, con un foglio stampato dove vi era scritta la sua colpevolezza, che era Demdike. Al momento delle prove, Demdike era un 80enne che viveva nella vasta foresta di Pendle. I residenti affermarono che era una strega da oltre 50 anni. Il tribunale, certo, che lei stessa avesse allevato e instradato i suoi nipoti a diventare i nuovi adepti, Demdike aveva fatto un patto con il diavolo. Ed era presumibilmente in grado di dare o ottenere qualsiasi cosa volesse o che le venisse commissionata. Tra le varie accuse erano presenti quelle di aver sacrificato una figlia a Satana e aver venduto le anime dei suoi successivi nipoti. A quel tempo, gli inquisitori, mediante terribili metodi di tortura, riuscivano quasi sempre ad estrapolare confessioni pilotate. E puntualmente la strega rilevò raccontando come fu iniziata alla stregoneria. Affermò che 20 anni prima del suo arresto, tornando a casa, fu fermata dal diavolo stesso in veste di ragazzo, il quale indossava uno strano capotto di colore nero e marrone. Il diavolo chiese la sua anima, in cambio la donna avrebbe ricevuto tutto ciò che desiderasse. Chi era Chattox? Le persone descrivevano Hannah Witt, o più o meno, allo stesso modo come la Demdike. Le due streghe avevano un'età simile, tuttavia Whittle differiva in quanto era cieca. Entrambe si disprezzavano e si odiavano. Risiedevano nella stessa foresta, ma la Whittle, al contrario della Demdike, era più una piantagrana e una terribile minaccia per chiunque. Le autorità affermarono che tutte le streghe e gli stregoni stavano lavorando in collaborazione tra di loro. Presumibilmente si sarebbero tenuti incontri irregolari a casa di Demdike, denominata la Torre di Mecking. I funzionari locali, il giudice di pace Roger Howell e Nicholas Bannister, dopo gli incontri, fecero arrestare il gruppo incarcerandoli presso il castello di Lancaster. Non molto tempo dopo, qualcuno cercò di far scappare i prigionieri, uccidendo il governatore, il signor McCover. Conclusione del processo. La strega, Demdike, morì prima che il processo avesse termine. Gli altri indiziati furono tutti impiccati, 8 però, soprattutto giovani, furono risparmiati. Se questo racconto ti è piaciuto, lascia un like e alla prossima. Ciao.